Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo episodio su Rise of Kingdoms. Allora, oggi grandissimo episodio perché ci sono un bel po' di novità e probabilmente, anzi molto probabilmente vi annuncio anche cosa sta succedendo nel regno perché le rotture di scatole non finiscono mai, ok? Ci sono sempre rotture di palle ogni giorno, come sempre, ci sono sempre. Però non voglio perdermi troppo tempo in chiacchiere perché ho un bel po' di cose da farvi vedere, un bel po' di cose da farvi, altrimenti uscirà poi come sempre un video troppo lungo perché non sono abituato a fare video corti. E quindi cosa facciamo oggi? Allora, da come avete letto dal titolo, principalmente oggi faremo uno spacchettamento abnorme, surreale, universale di chiavi perché abbiamo una quantità infinita di chiavi da aprire. Ebbene sì, come potete vedere ho 202 chiavi d'oro. Per chi non lo sapesse, c'è l'obiettivo, obiettivo, insomma, un traguardo da raggiungere, che trovate qui, ed è questo qui, si chiama Bambino del Destino. Adesso non mi ricordo in quale punto, comunque in uno di questi traguardi ci sono altri traguardi da fare, dove praticamente uno di quei traguardi è proprio fai 200, apri tutte insieme, scusa, 200. Uno chiavi d'oro, se non erro. 200, 201 chiavi d'oro. Io, bene, ho sono 202, quindi nessun tipo di problema. E comunque adesso lo completeremo, quindi poi quando andremo a riscuotere vi faccio vedere anche precisamente dov'è. Ma non solo, perché abbiamo anche 152 chiavi d'argento e 43 chiavi del forziere d'equipaggiamento. Quindi direi di lasciare le 202 chiavi d'oro per ultime, partirei con i forzieri dell'equipaggiamento per poi andare sui forzieri d'argento e infine con i forzieri d'oro. Voglio proprio vedere che sono curiosissimo di vedere cosa cavolo mi esce da questi forzieri. Allora, direi innanzitutto di aprire tutti questi qui, tutti e 43, sperando che ci esca qualcosa di leggendario, ma non credo, perché la nostra fortuna non ci si avvicina mai minimamente a noi, però possiamo vedere che sono usciti un bel po' di frammenti, di progetti epici e anche un bel po' rari. Vediamo di cosa c'è uscito. Allora, questo è Fubuki che c'è d'attacco della fanteria più 13%, cavalleria 6, attacco della ciliegia 4. Non è malissimo, però non c'è nessun tipo di bonus speciale, non si fa con nient'altro, è singolo. Questo è per l'arcieria, questo è per la cavalleria. Questo non è niente di che. Idem per questo di frammento. Questo anche non è eccessivamente buono, questo ancora di meno di quegli altri. Questo velocità di raccolta più 10%. Meh, non è niente di che. Ok, questo invece è utile, 11% per set, forziere per la raccolta, così ci dà anche gli effetti sul set se li equipaggiamo da 2 a 4. Idem per questo, che quindi si fonde con quest'altro successivamente. Anche questo, sempre set del coltivatore. Questo non ci dà niente. Questo idem. Questo anche. E questo ancora. Quelli verdi non li andiamo neanche a vedere. Idem per quelli bianchi, perché tanto non ne vale la pena. Andiamo ad aprire le 152 chiavi d'argento. Spero di trovare qualcosa di epico, in questi cosi, perché così ci danno qualcosa di buono e vediamo cosa esattamente ci vanno a dare. Allora, vedo già qualcosa di caruccio. Vedo già qualcosa di caruccio. Allora, le statue di Sunzi non ci servono nemmeno da minchia perché l'abbiamo già maxato. Tre statue di Herman, quindi non male. Tre statue di Masashige, quindi non male. E una scultura di Scipione, quindi non male anche questo. Gaius Marius ci serve per poterlo portare ancora più su con le sue abilità, perché comunque in un'era da raccolta, ragazzi, maxarli è fondamentale. Naturalmente, se li trovate, cioè non stare a impazzirvi perché non vale la pena. Lancillotto non ci interessa, ma comunque 10 teste fanno comodo. Sarkha ci serve. Altre 10 teste di Gaius Marius, quindi sono ben 20. 10 sculture di Tomagozan, che non me ne faccio niente, idem per Lancillotto, e altre 10 di Sarkha. Quindi, per 2 di questo, quindi in totale sono 20, più 10 sono 30 teste di Sarkha, quindi ottimo. Questi qui non mi interessano. Uno di questo, ok, questa è buonissima. Due di queste, anche queste sono molto buone, e 16 di nuova di zecca, quindi non male, direi proprio non male.
Dopodiché abbiamo 50x5 di cibo, quindi sono 250.000 con 87 dei 10.000, quindi sono ben 870.000 di cibo. Poi abbiamo altri 250.000 di legna e ben 920.000 di legna per te 10.000. 3 da un'ora, questi qui sono quelli generici, quindi ottimo, e 47 da 5 minuti, e questi invece sono della costruzione, quindi anche questi non male, e due tomi della conoscenza messi lì, proprio alla cazzum. Ma adesso viene il bello, adesso dovrebbe venire il bello, se siamo fortunati, con queste 202 chiavi d'oro, dovremmo trovare qualche statua d'oro, il che... Qui le cose si fanno più che interessanti. Siete pronti? Perché io non sono minimamente pronto, perché so che sicuramente me lo ficcherà nel culo il gioco. Io sono sicurissimo di questa cosa. E invece no! Ho visto tantissime cose belle. Ho visto tantissime cose belle là sopra. Ho visto tantissime cose belle qua sopra. E non poco. Sicuramente potevo andarci meglio. Ma devo dirvi che questi ragazzi... Porca miseria! Doppio Carlo Martello, ragazzi, questa è tantissima roba. Il doppio Carlo Martello è tantissima roba, ragazzi. Sono 20 statue di Carlo Martello, più altre 12 qui, sono 32 statue di fottutissimo Carlo Martello, ragazzi. Questa è tantissima roba. Tantissima roba. 10 statue di Federico I. Dove qui ne troviamo altre 6, quindi in totale abbiamo fatto 16 statue di Federico I. 2 Cleopatre, quindi sono ben 20 Cleopatre più 9 sono altre 29 Cleopatre. Questo non me ne frega una merita minchia, però l'abbiamo trovato e sono ben 10 statue di Ishida Mitsunari e 10 statue di Mulan. Anche questa buona. 5 statue di Giulio Cesare, che non me ne frega una merita minchia. 6 statue di Cao Cao. Non credo di poterlo portare su perché ne ho veramente poche di statue di Cao Cao. 6 statue di El Cid, non male. 13 statue di Sandiok, non me ne faccio quasi niente, però buono. 3 statue ancora di Ishida Mitsunari e 12 statue di Maometto, quindi ottimo, ottimo, ottimo. Andiamo agli eroi epici, perché anche questi non sono assolutamente da sottovalutare. Ben per 5 di Armann, ragazzi. 5 di Armann, sono 50 statue, ragazzi. Sono 50 statue. In più qui ne abbiamo altre 6, quindi in totale abbiamo fatto 56 statue di Herman, ragazzi. Questa è tanta, ma tanta roba. 40 statue di Masashige. 40. Qui ne troviamo altre 25, quindi in totale abbiamo fatto 65 statue di Masashige, ragazzi. 65 statue. 20 statue di Scipione. In teoria non dovrebbe essercene altri di Scipione qui. No, non lo vedo. 30 statue di Giovanna d'Arco. Qui ne troviamo altre no, non ne troviamo. Sì, altre 11, quindi sono 41 statue di Giovanna d'Arco. Mundeok per 4, quindi sono 40 statue di Mundeok. Più niente, credo. Non credo ce ne siano delle altre. No, 20 statue di Boudica. Che non mi fa impazzire, però le abbiamo trovate. 10 statue di Belisario, quindi ottimo, più altre 18 qua, quindi sono 28 statue di Belisario. 20 statue di Baibars, e non credo ce ne siano altre. Sì, eccole qui, altre 7. Osman I, 20 più 21, quindi 41 statue di Osman I e 10 statue di Matilde della Fiandre più 15, quindi un totale di 25 statue. Poi qui troviamo altri eroi rari che probabilmente maxeremo tutto arrivati a questo punto perché ne abbiamo trovate veramente una badilata. Anche di teste generiche ne abbiamo veramente eccessive. Ottimi questi ragazzi. Uno di questo e tre di questi sono spettacolari, più 41 stelle normali e 72 viola. Per non parlare poi della quantità di cibo che abbiamo preso e anche dei tomi della conoscenza. Ragazzi, questa è veramente... Veramente tantissima roba, gli faccio dei screenshot che poi li condivido con la mia alleanza. Perché questa è veramente tanta, tanta roba. Non è per niente da sottovalutare. Quindi sono contentissimo di quello che ci è uscito. Giustamente mi dice di comprare pacchi, cosa che è inutile dirvelo che io non farò. Altre novità? Sì.
Adesso però prima di fare tutto abbiamo 26 cose qua da comandanti da fare e direi perché non andarli a fare? Mi sembra abbastanza ovvio. Naturalmente stiamo facendo anche altri obiettivi, visto che ci siamo, li andiamo ad aprire, tanto ormai ci siamo, abbiamo altra chiave d'oro, vediamo cosa ci esce. Altre testate di Bybars, quindi non male, molto molto utili. Andiamo a sistemarci i comandanti. Allora, partiamo dalla posizione più alta, quindi in questo caso Gaius Marius, inutile dirvelo che sarà maxato. Per fortuna, cioè per fortuna, ci mancavano poche statue, quindi l'abbiamo maxato molto semplicemente, questo coso ha rotto le scatole. Adesso abbiamo il 15% di velocità di marcia dell'unità di assedio e aumento proporzioni del 5%, quindi non male. Maxeremo anche Tomoe Gozen, perché anche questo gli manca l'ultima abilità. Quindi adesso ho una riduzione del danno del 15%. Maxeremo anche Lancillotto perché, sì, ragazzi, fino a che non avevo gli eroi di livello più alto, epici e leggendari, li sto ancora usando nel coso che adesso non ricordo come si chiama. Dopo andremo a vedere. Poi successivamente potenzieremo Bybars. Bloccheremo la prima abilità per potenziare la soltanto seconda, perché la seconda ci dà attacco della cavalleria, che è tanta roba, veramente tanta roba. Così adesso abbiamo Bybars 5-4-1, non è per niente da sottovalutare. E sblocchiamola. 5-4-1 Bybars, ragazzino, non voglio usare teste epiche generiche su Bybars perché l'ho sempre solo trovato. Non ci credete? Io ve lo faccio vedere perché sì, io non ci ho mai usato teste generiche, ragazzi. Sono trovate 110 di Bybars. E non è per niente bad questa cosa. Questa cosa è ottima, veramente ottima, ragazzi. Molto probabilmente lo userò come secondario di cavalleria dietro a Pelagio. Perché sì, ragazzi. Perché non ho un secondo effettivo di cavalleria. Attualmente, come secondo di cavalleria migliore che avevo, era Lancillotto, ma non ho. Lancillotto non ha senso attualmente mettercelo, quindi userò Bybars in questo caso. Ottimo danno diretto, ottimo bonus sulla cavalleria, inoltre riduzione d'attacco e riduzione della difesa. Quindi ottimo, ottimo. Andiamo a Cleopatra. Anche Cleopatra, ragazzi, non ci ho mosso la testa, l'ho solo sempre che trovate. Andiamo a potenziare la sua abilità a 5-3. Ottimo, adesso ha una velocità di raccolta pietra del 15% e ricolta risorse del 10%. Ottimo, Ishido Mitsunari. Allora, siccome questo è un errore da raccolta, a me non mi interessa potenziare la prima abilità, quindi lascio sbloccata la seconda e vedo cosa mi potenzia. La seconda, questo è buco di culo. Quindi anche lui, velocità di raccolta cibo, legno e pietra, siamo sul 15-10%. Ottimo. Anche lui lo porteremo un po' su adesso. E due, tre abilità addirittura riusciamo a fare. Quindi abbiamo Mundiok, ragazzi, 5-4. Abbiamo portato Mundiok 5-4. Questo non è per niente poco. E possiamo, volendo, portarlo su anche a livello 20 per bloccarci anche questa, arrivati a questo punto. Perché sì, perché abbiamo Mundiok 5-4 e non è lontano dal 5-3. Dal 5-5, scusate. Quindi non è da sottovalutare. Potenziamo Federico Barbarossa con la prima abilità al 3. Naturalmente lui non lo utilizzo perché non ha minimamente senso da utilizzarlo. Questo lo voglio lasciare per ultimo. Andiamo a Maometto. Potenziamo la sua prima abilità al 2. Passiamo a Sandeok, dove potenzieremo la sua prima abilità al 3. Quindi questo qua, ragazzi, per eroe da raccolta è molto forte perché ha un elevatissimo danno. Quindi quando ti attaccano la fattoria, insomma la produzione di risorse che tu stai andando a raccogliere, e ti attaccano loro, si pieno tanto di quel cazzo che loro neanche si immaginano, perché ha un fattore di danno e una riduzione della rabbia fortissima, ragazzi. È veramente forte. Guardate poi la bonus difesa sulla unità d'assedio e la sua salute. Cioè voi credete quando questo eroe è maxato ed è in raccolta? Immaginatevi i nemici quanto tempo ci mettono ad ammazzarvi le truppe là dentro. Inoltre è un fattore danno aggiuntivo di 1000. Più questo. Quindi fornisce carico di unità di assedio del 30% e fornisce un ulteriore 10% di risorse quando la raccolta è completa. Questo eroe è sbroccato. È letteralmente sbroccato. Passiamo ad Herman. Purtroppo possiamo potenziare soltanto un'abilità perché no, le ho di livello 10 perché non l'ho mai usato, non avendo trovato le altre teste, non l'ho portato su perché non serviva. Però
Però abbiamo altre 20, 54 teste, quindi possiamo potenziarci altre due abilità, quindi questo dopo successivamente arriverà a 5-4. E è un eroe d'arcieri, attualmente non ne ho, quindi non è malissimo e probabilmente sarà accompagnato a Kusunoki Magashige in futuro, perché questo adesso lo porteremo anche lui un po' su. Prima abilità al 5, poi porteremo anche la seconda all'1. Che non è tanto buono perché da guarnigione, quindi non è tanto neanche. Anche la sua prima abilità attiva non è chissà che cosa, però è molto buono perché, come passive, quando attiva l'abilità, rimuove tutti gli effetti di controllo, rallentamento, avvelenamento, esaurimento e altri debuff. Quindi rimuove qualsiasi cosa gli venga dato contro. Ed è molto buona come abilità, però non fa tanto danno. Quindi è più un eroe secondario da dover utilizzare che primario. Magari mettete come primario Herman. Se proprio non avete eroi leggendari e state facendo gli arcieri, perché ha delle abilità migliori, quello sicuramente. Specialmente la prima, che è un fattore di danno maggiore con una condizione della rabbia maggiore, e non è male. E successivamente abbiamo Scipione, anche lui, a parte che lo possiamo portare solo al 5 perché non abbiamo altre teste, ma abbiamo Scipione con la prima abilità al 5, scusate. Non male, perché non è male. In futuro non so se lo utilizzerò, perché ormai siamo già un bel po' avanti e ci sono altri eroi più forti poi da utilizzare. Giovanna d'Arco, anch'essa la potenziamo e la porteremo a 5, quindi ottimo. Adesso niente di che, perché non mi serve. Servirebbe la seconda abilità da potenziare, ma non mi interessa. Boudica, un eroe che sinceramente non credo sia utilizzato in questo gioco. Magari contro i barbari sì, ma I don't know, attualmente non lo utilizzo, magari piuttosto potenzi Belisario di Boudica, che ha sicuramente più utilità. Prima abilità al 5, quindi ottimo, ma lui è bassissimo, quindi non è utilizzabile attualmente, però successivamente lo si potenzierà e probabilmente sarà il prossimo eroe epico che farò, non lo so, adesso vedrò. Passiamo ad Osman, anche lui lo porteremo alla prima abilità al 4, per poco non la porteremo al 5. Molto forte. Molto forte, effettivamente poi non è un eroe da conquista, quindi è molto forte, ha delle abilità molto strong. Però non ho mai visto utilizzarlo, anche Osman non lo so. E Matilde delle Fiandre, anch'essa la porteremo al 4 perché manca una testa per portare la prima abilità al 5. Ma passiamo all'eroe più importante, Carlo Martello. Adesso l'ho all'1, l'ho lasciato all'1 perché cioè, l'ho lasciato lì allo 10 perché non è utilizzabile, ragazzi, Carlo Martello con la prima abilità all'1, cioè non ha neanche senso. Ma adesso lo portiamo a 2 e al 3, quasi addirittura al 4. Volendo poter usarsi due teste leggendarie, ma non è una cosa che mi interessa perché sto potenziando Riccardo. Allora, la prima abilità al 3 non è male. Non è male, ma essendo solo la prima abilità al 3, non vale la pena utilizzarlo ancora, perché sarebbe da portare almeno anch'esso 5-5 per poter essere utilizzato. Non so se sinceramente lo utilizzerò, visto che nel KVK ci sarà la possibilità di ottenere delle sue teste, quindi magari lo utilizzerò in futuro. E c'è adesso anche l'evento in atto del governatore più leggendario che ci dà le teste di Carlo Martello, ma non lo sto facendo questo evento, cioè nel senso lo sto facendo, ma lo sto prendendo molto alla leggera, cioè faccio giusti i punti necessari e basta, perché non vale la pena buttarci cose adesso, secondo me, perché uno me ne sto risparmiando per il KVK che serviranno di più, due ci sono persone che shoppano, quindi difficilmente prendi buone posizioni, tre le prenderò durante il KVK, quindi vorrei evitare di sprecarle prima. Che sicuramente nel KVK saranno molto più utili, specialmente i punti azioni, proprio perché qui farmi barbari di livello 25 e là li farmi di livello 30. La differenza fa, ragazzi, non sottovalutate anche queste cose. Qui sta succedendo un po' di ferie perché adesso vi spiego anche quello. Il video è già troppo lungo, ma a noi non ci interessa perché voi siete abituati a vedere i miei video lunghi. Perché prima di passare a cosa vi sta succedendo nel nostro regno, voglio passare a dirvi che ho 8 milioni e passa di potere. Bene sì, ragazzi, ho raggiunto gli 8 milioni passati ormai da quasi 200.000 di potere. Ho superato gli 8 milioni di potere, quindi abbiamo sbloccato nelle truppe. Non mi ha fatto il traguardo, ragazzi. O l'ha fatto?
qui ci penso, ragazzi, il traguardo. Il traguardo. No. Eccolo qua. È su fiocco di neve speciale, ragazzi. Infatti stavo dicendo questo che, perché giustamente non ti dà niente come premi. Però pensavo che mi annunciasse per dirmi che l'ho fatto. Invece no. Cioè, questo evento si chiama All-In. Accumula più di 200 chiavi d'oro. Quindi non ne aprite 200. Fate per sicurezza 201. E utilizzatele tutte in un colpo solo cliccando sul tasto apri tutto nella taverna, molto semplicemente. Quindi fate questo coso, quando le avete fatte tutti quanti ricevete una cornice dell'avatar, cioè proprio la merda, la merda della merda ricevete. Però sì, queste qui sono altre cose che si fanno con il tempo. Però dovete farle, non è obbligatorio, però dovete farle, quindi fatele. Invece nel comandante ho messo capitano in carica, quindi attacco delle truppe in raduno e velocità di marcia dell'armata radunata su Adelfed, perché è colei che utilizzerò per gli raduni tipo dei forti barbari. Naturalmente, se devo fare raduni su delle città, cosa che io non farò mai perché non sono all'altezza di fare raduni sulle città, in caso lo metterò su Sunzi o su Riccardo, però attualmente, ripeto, non mi serve, quindi. E non lo faccio perché su Adelfid e non su Luar, nonostante sia Luar maxato. Perché Adelfid è molto forte nei raduni. Infatti, le sue abilità, come potete vedere, hanno dei bonus quando fanno dei raduni. Quindi potenziatele su Adelfid. Nonostante tutto, Adelfid, come potete vedere, è quasi ad un buonissimo punto, perché è 5, 4, 2, 1. Non chiedetemi perché ho fatto la seconda abilità 2, perché non mi ricordo, però è 5, 4, 2, 1. Quasi 5, 5, 5, 2, 1. Quindi ottimo. E invece Riccardino è 5, 1, 1, 1. E tra 5 statue, perché le teste generiche le sto utilizzando su di lui, tra 5 statue lo porterò a 5, 2, 1, 1. Quindi ottimo, ottimo Riccardo. Sunzi è al 53 perché, come vi ho già detto, lo sto cercando di portare al 60 prima del KVK, così che sia al top del top dei top del top. Sto cercando l'altro set del vento, il secondo pezzo, quindi così ho poi attacco delle truppe più 2%. I quattro pezzi non credo di farglieli, piuttosto faccio altri due pezzi su Riccardo perché la velocità di marcia sì è buona, ma non è la cosa che principalmente mi interessa. Quindi mi servirebbe il secondo pezzo per l'attacco delle truppe. Pelagio, anche lui è messo molto molto bene, è 5-5-5-4, quasi maxato praticamente. Come potete vedere, mi servono 28 statue per maxarlo, quindi me ne mancano altre 10, quindi 2 giorni e lo maxo. Perché 2 giorni? Perché con i premi, obiettivi giornalieri ti danno 4 statuette. Quindi in pratica faccio 8 statue nel giro di 2 giorni. Altre 2 statue epiche si trovano nel giro di 2 giorni. Te la prendo tra forziere e altre cose le trovo sicuramente. Quindi tra 2 giorni maxo Pelagio. Pelagio lo dovrei portare a 6 stelle anch'esso. Però attualmente non lo sto facendo perché non ho tante stelle da poterlo potenziare. Però sicuramente dovrei portarlo al 5. Vi faccio un attimo vedere se lo trovo. In pratica ho 154, 3, 1 e non bastano per fare la stella, la sesta stella, perché servono ovviamente tantissime stelle. Infatti imparate a gestirvele, non le usate a caso, perché per potenziare gli eroi 6 stelle ne servono una badilata. Se usate soltanto stelle singole, quindi le prime, quelle più deboli, ve ne servono più di 200 di stelle. Quindi fate bene i calcoli su ciò che volete effettivamente maxare, perché una volta che le avete maxate, quelle non ve le chiede nessuno. E quindi fateci veramente bene, ma molto bene i conti. E non sottovalutate la quantità di stelle che utilizzate, perché è molto difficile. La stessa cosa, ancora più principalmente, per gli eroi leggendari, perché questi ragazzi, per trovare queste stelle, devi cagare oro, devi cagare. Quindi usatele molto, molto nel modo più corretto possibile, ecco, diciamo così. Detto ciò, andiamo a finire questo video con il farvi vedere. Qui, vabbè, ci sono le sfide giornaliere perché apri 15 forzieri, regolo da 3 comandanti leggendari. E riscattiamo i premi. Oh, 50.000 per 10. Queste sì che mi servivano. Settimana 1.
Qui vabbè, sono rimasti i guardiani. Settimana 2 ci sono praticamente le unità da guarire nell'ospedale. Settimana 3 uscirà oggi, quindi piano piano si fa. E cosa andremo a fare? Andremo a fare il muro al 22. Voi state dicendo, ma perché porti il muro al 22 se ci hai detto di maxare prima tutto quanto? Perché voglio fare questo. Faccio il muro al 22 per poi portare il castello al 23, il municipio al 23. Scusa, ma non maxi tutto prima? Allora sì, maxo tutto, ma nel frattempo che si potenzia il municipio al 23, perché il municipio al 23, se non erro, ci vogliono tipo 20-30 giorni a farsi. Quindi in quei 20-30 giorni mi finisco di maxare tutto, perché sono quasi al limite, cioè ok, ho quasi maxato tutto, mi ha finito addirittura, ho fatto la torre della vedetta al 19, ho finito prima, e ho preso questi qui, ma è shoppato naturalmente, questi qua ragazzi non spendete gemme per questa roba perché sennò vi vengo a prendere sotto casa, e idem per questi, non spendete gemme per potenziare il castello perché anche qui vi vengo a prendere sotto casa, mi ha crashato la connessione, bene. Ma secondo me non crasha la connessione, proprio il server ogni tanto perde, non so perché, ma decide così. Vediamo di perdere altro tempo, visto che il video dura poco. Giustamente, il video dura poco, quindi perché non perdere altro tempo? Che ce ne frega a noi. Se, hai ragione dei Rise, tutto secondo le tue regole, certo. E praticamente mi sono rimasti da maxare le miniere, che qua ragazzi devi cagare pietra come se ci fosse un domani, cioè costano una ma fortuna, cioè ragazzi farò al 20 costano 5 milioni di pietra l'uno, ah, mi fa male il cuore solo a vederlo, 5 milioni l'uno. Ma per non parlare degli ospedali ragazzi, perché sembrano pochi al 18, ma guardate per portarli al 22, cosa cavolo devi cagare. 7 milioni di pietre e 14 milioni di cibo l'uno. Ma come fai? Cioè, lasciamo stare, lasciamo stare. Sto pensando il campo scout, ragazzi, che richiede 100.000 di legno. Così nel frattempo accumulo. Comunque, a parte gli scherzi, dovete veramente cagare risorse, ragazzi. Farmate, ma per farmare, proprio per farmare, cioè. Guarda cosa se ne sta per andare. Se ne vanno 12 milioni di cibo, 14 milioni di legna e 22 milioni di pietre, ragazzi. Se ne vanno via, così. Scesa come se fossi acqua, sono rimasto con 10.000 di pietra. Così, via. Ma che frega a noi. Vi concludo il video annunciandovi che oggi oggi è una giornata di merda. Perché oggi andremo a conquistare questo. Ma non so se lo conquisteremo. Cioè, non si sa esattamente cosa succede. Perché sembrava tutto in pace fino adesso. Prima che in teoria dovevamo dividerci il trono. Tra KA, SV, G e TK. Dovevamo fare la rotazione fino a che non ci sarebbe stato il KVK, che però dovrebbe prendere SV. Però il G vogliono praticamente rompere il cazzo, quindi oggi faremo una guerra. Come andrà a finire? Non ne ho la benché minima idea. Probabilmente ci dovremo fare una rottura di palle che non finirà più. Vi concludo, proprio concludo veloce, con il dirvi l'accademia cosa sto facendo. Ho maxato anche macchinari all'8, perché non lo porto di certo al 9, perché servono queste due al 10, il che non farò mai nella mia vita attualmente. E siccome ingegneria matematica al 10, che sono le cose principali, adesso sto maxando qua. Finalmente sto salendo su qui, perché mi serve, ragazzi, come se non ci fosse niente, mi serve attacco, difesa e salute delle truppe, perché sono troppo scarso. Cioè, nonostante io abbia degli eroi molto molto messi bene, sono molto scarso in attacco e in difesa perché non ho praticamente potenziamenti in attacco e in difesa. Quindi devo assolutamente sbrigarmi e portarli su. Ed è molto importante perché, se no, nel KVK me ne posso pure che rimanere cobbeato qua a farmare e basta. Perché se no non servirò a niente. Molto semplicemente. Allora, io spero che il video vi sia piaciuto. E spero che in ogni caso avete tratto dei consigli su come muovervi. E se non l'avete fatto ancora, iscrivetevi al canale, commentate qui sotto per farmi sapere cosa ne pensate di quello che ho trovato con le chiavi d'oro. E niente, noi ci vediamo in un prossimo episodio. Ciao!